Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di armocromia, che è tipo uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni, ma soprattutto più controversi, perché c'è chi ci crede, chi non ci crede. È un po' così, fatemi sapere i vostri pareri sull'armocromia. Io oggi ho deciso di buttarvi sul canale questo argomento, perché? Perché io so di essere winter, cioè lo so proprio per certo, perché i colori caldi mi stanno malissimo. Sono stata definita winter bright quando ho fatto la seduta di armocromia e quindi ho detto, cioè Wycon, che è uno dei brand che più aspettate di vedere recensiti sul canale ogni volta, ha lanciato una collezione tutta ispirata al mondo dell'armocromia, che faccio? Non la provo? Cioè, chi sono io? Ma soprattutto, chi è il mio portafoglio per non piangere anche stavolta per colpa di Wycon? Che poi il bello è che un sacco di volte letteralmente piange a vuoto, però noi speriamo sempre in qualche chicca, cioè questi video sono utili più per voi che per me effettivamente. E dato che questa è una delle collezioni di Wycon più chiacchierate degli ultimi anni, da quello che ho visto anche su TikTok, secondo me, cioè, ha senso che io vi dica la mia opinione. Questa collezione di Wycon è divisa in 4 stagioni, letteralmente. No, non stiamo parlando di pizza, c'è Summer, Winter, Spring e Autumn, e io ho preso ovviamente tutta la collezione Winter. Ma mi stavo sentendo con Gaia l'altro giorno, Vesi Gaia, e mi ha detto che anche lei avrebbe fatto questo video. Oli, ciao Debs, ciao a chi ci sta guardando. Ho provato la collezione Summer di questa armocromia di Wycon e vi devo dire, ci sono delle cose positive, molto positive, ci sono anche delle cose un po' negative. Quindi dopo questo video venite a vedere il mio, così ne parliamo insieme. Quindi se siete Summer e volete vedere se quei prodotti sono validi o meno, andate sul canale di Gaia, vi mando un bacione. Iniziamo, sono curiosissima, anche perché come potete vedere ho preso tante cose. I pack sono carinissimi, posso dire, tra i miei preferiti delle ultime collezioni lanciate. Già da lontano si capisce che appunto è una collezione ispirata all'armocromia, e direi di iniziare, dato che ho tutta la base fatta tranne un prodotto, che tra l'altro è il mio preferito per quanto riguarda la base, inizierei proprio da quello, ossia la face palette. Io come al solito, raga, a Wycon anche stavolta gli ho lasciato, come si dice a Roma, una piotta. La palettina viso si chiama proprio Armocromia Winter ed è così. E questo è l'unico prodotto tra tutti quanti che mi ha lasciata un po' confusa, perché secondo me è, cioè, allora, come posso dire? È fredda, è winter, però avrebbero potuto metterci una puntina più fredda in questo blush, dato che comunque winter è una delle due stagioni proprio fredde fredde. Se vedete quella summer, infatti probabilmente la vedrete nel video di Gaia, per assurdo secondo me era più indicata quella a winter che questa qua. Perché questo blush, non so se magari messo sul viso cambierà, però è un rosa neutro forse, ditemi la vostra. Mentre l'illuminante è un po' rosatino, ma comunque secondo me dell'oro all'interno, tipo un rose gold. Sono rimasta un po' confusa, questo è proprio il prodotto che mi convince di meno, quindi partiamo proprio carichi a palla con questo primo face duo e andiamo a vedere se cambia qualcosa. Io lo faccio per voi, sembrerò un topino, ma mi metterò il mollettone, perché siete più preoccupati voi dei miei capelli sulla faccia quando mi trucco che io. Vamos, sembra bello pigmentato questo blush, dallo swatch direi che il pigmento c'è. Io amo i blush belli pigmentati che si vedono, però cerco di andarci cauta perché non vorrei diventare subito Heidi. Ci dobbiamo arrivare piano piano. Comunque il colore è molto carino, effettivamente è freddo. Non l'avrei comunque fatto così. E una cosa che mi dispiace di queste palette è che, nonostante appunto ci siano in 4 colorazioni, sono tutte comunque per pelle chiara. Questa per assurdo è una delle più scure. Carino. Oggi ho provato un fondotinta nuovo per la prima volta, che non mi sta facendo impazzire e trovo che mi renda un po' difficile sfumarci i prodotti in polvere sopra, però comunque è indiscutibile il fatto che il colore del blush sia molto molto carino, cioè almeno per quelli che sono i miei gusti. Me ne metto un po' sul naso. Ho esagerato. No raga, non si sfuma più. No, vi prego, cioè io, cioè voi quando tornate con i vostri ex. Ok, questo qui è l'effetto, sembra un po' meno clown di prima. Ora andiamo a provare l'illuminante. Non lo so amici, io continuo a vederlo rose gold.
E calcolando che io sto proprio male con i colori caldi, raga, cioè proprio su di me la seduta d'armocromia è stata chiara come la luce del sole, veramente. Io già prima di sapere di essere winter comunque evitavo i colori caldi perché è palese. Poi comunque metto lo stesso il marroncino, il beige quando mi va, diciamo che mi faccio influenzare ben poco dall'armocromia nella mia vita, più di quello che pensavo, ma comunque sempre poco, perché già da prima era palese che mi stessero male questi colori. E quindi diciamo che quando ho visto la palette non è che sono rimasta proprio entusiasta. Volevo qualcosa di più... Avete presente quei blush che metto sempre io di solito, proprio bubblegum? Ecco, quello volevo. Pronti? Ah! E invece... Beh, è molto freddo messo... Io non so come sia possibile. Cioè, messo sulla guancia... È super freddo, quasi glaciale, ma no, non sembrerebbe proprio, ma nemmeno dallo swatch sulla mano. E invece si vede che sfumato con il pennello si sprigionano delle perle proprio quasi bianchine ed è anche super luminoso. Questo mi piace, anche a livello di texture, niente male. Cute! Ma che brava sono che mi sono vestita anche in palette. Sapete cosa? Mi sarebbe piaciuto che i pack dentro... avessero la stessa trama di quello fuori, perché questo poi alla fine va buttato. E questo è un po' molto primaverile, però. Passiamo agli occhi con la palette. Anche qui ci sono ben 4 palette. Io ho preso la Winter, non è insomma una novità. Ha sempre lo stesso packaging celestino. Ho ordinato online tra l'altro parecchio tempo fa, quindi non mi ricordo assolutamente nulla. Mi ricordo però che questa palettina aveva un blu all'interno e effettivamente è proprio il colore che vorrei utilizzare per il make up di oggi. Vediamo se mi ricordo bene, perché lo sapete che non è detto. Piccolina tra l'altro, pensavo fosse più grande. Olè! Ah, bella, devo dire. Ecco, questa secondo me rispecchia proprio la palette Winter. Molto probabilmente hanno preso la palette Winter, quella standard, e l'hanno incollata sotto forma di ombretti in questa palette. Però devo dire, molto figa e mi vedo ad utilizzarla anche molto frequentemente. Bella intensa comunque, so che verrà un trucco extra. E il mio cuore mi spinge a fare qualcosa con il blu, l'argento e il fucsia. Iniziamo con il blu. Questo mi piace un sacco come punto di blu, bello scuro. E voglio andare a fare un halo bello al blu. E lo so perché avevo formulato un ombretto blu, è tipo il colore più difficile da formulare. Negli anni sono diventati sempre più bravi, però vi devo dire bello bello, super pigmentato. Ora vado a mettere anche dentro e poi cerco di sfumare. La cosa che non mi fa impazzire delle palette di questa tipologia, con tanti colori diversi che però non hanno varie sfumature dello stesso colore, è che per trovare un qualcosa di transizione è un po' complicato. Però cerchiamo di fare tutto un po' con lo stesso colore, preso in quantità diverse con diversi pennelli. Insomma, la mia paura di oggi è diventare un'unica macchia blu, che onestamente non sarebbe proprio l'ideale. Però vediamo che cosa riusciamo a combinare. Comunque raga, fun fact, ve lo dico perché avevo già parlato di questa cosa in uno degli ultimi video a tema Wycon. In questa collezione c'era un correttore. Cioè, se Wycon non caccia un correttore a ogni collezione non è felice. Ma vi giuro, quando l'ho visto sono rimasta sconvolta, perché è tipo l'unico prodotto che non c'entra assolutamente niente con il tema della collezione, con l'armocromia. Infatti mi sono rifiutata di prenderlo. E tra l'altro i correttori di Wycon, non lo sapete, solitamente mi piacciono tanto, ma proprio per principio non l'ho preso. Comunque sto lavorando piano 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 questo ombretto. Però la punta di blu è molto bella. In realtà non mi sembra male, nemmeno a livello di sfumabilità. È semplicemente che andrebbe supportato da qualcosa di un po' più chiaro. E voilà! Che ne dite? Io amo l'ombretto blu, cioè vi giuro, è una delle cose tipo che, forse amo solo io nel mondo, però sto in fissa, ogni volta che mi metto l'ombretto blu sono contenta, cioè per me già potrebbe finire qua, però no, dovevo continuare a testare. E quindi vado a prendere con il dito, dato che lo devo mettere al centro e quindi le mie unghie me lo permettono, l'argento, proprio straight argento, bellissimo raga, super burroso, oh, ma wow! È pigmentatissimo, mamma mia, cioè è tipo perla pura, cioè se lo toccate sembra proprio di toccare uno squishy. Cioè sembra quasi un prodotto in crema, bellissimo. Infatti è super brillante, super pigmentato, sa benissimo con il blu, adoro questa combo colori, me è felice, me
felice. Non è facilissima da utilizzare questa palette da sola, però andiamo avanti e mettiamo il fucsia sotto. Ora, se non avessi dovuto fare il video, avrei continuato con il blu, però andiamo a testare anche un terzo colore almeno, anche perché qua, cioè, nelle palette così veramente ogni colore è diverso, cioè potrebbe essere che magari uno di quelli che non ho provato è horror, come potrebbe essere invece l'ombretto migliore della vita, perché comunque sono colori super, cioè sono proprio coloratissimi, quindi uno potrebbe fare macchia, voglio cercare di testare il più possibile. Andiamo di questo bel fucsia e lo andiamo a sfumare con un pennellino piccoletto, tipo questo da sopracciglia, proprio sotto l'occhio. Ha una puntina di viola in più, secondo me. Bello però. Secondo me alla fine è venuto e sta venendo un trucco super winter. E nonostante io sia super felice che Wygon abbia osato con dei colori molto accesi, molto dark, eccetera eccetera, per questa collezione io, se fossi stata al brand, forse avrei giocato un po' più sul safe, perché io so utilizzarli questi colori, ok, però magari il cliente medio di Wygon, che non è solitamente super appassionato di makeup e capita lì un po' per caso, potrebbe effettivamente, almeno con questa palette, fare un po' di difficoltà. Cioè sono dei colori dove devi avere veramente, cioè, almeno tre pennelli occhi per sfumare. Però finalmente un po' di pane per i nostri denti, cari amici super makeup lovers, perché di solito ci lamentiamo sempre del contrario. No, stavolta devo dire che siamo stati accontentati. Credo la full face più extra che io sia mai riuscita a fare con dei trucchi di Wygon. Non aggiungerei altro perché mi sento un po' un super pavone. Andrei anzi avanti con la matita. Questa collezione aveva diverse matite, cioè diversi colori per ciascuna stagione, e per la winter c'era tra le varie opzioni la 02 blu, e ovviamente dato che sapevo già che mi sarei truccata di blu, ho deciso di prendere la matita blu. Mi sembra che l'altra unica opzione era nera, quindi molto basic, però ho apprezzato la scelta del blu, perché effettivamente come matita mi sembra anche portabile un po' da chiunque, magari per dare giusto un accenno di colore. Sembra pigmentata, è proprio tipo la stessa punta di blu dell'ombretto leggermente più acceso, e la vado a mettere proprio all'interno dell'occhio. C'era anche un eyeliner nero e onestamente non ho capito perché non hanno fatto anche eyeliner colorati, cioè dato che si sono spinti così oltre con le colorazioni, io avrei apprezzato sia un eyeliner colorato che un mascara, perché io l'ho preso il mascara di questa collezione, ma c'è solo la versione nera. Non vorrei sbagliarmi, ma non esiste nemmeno la colorazione marrone, almeno per fare la distinzione caldo-freddo. Questo non l'ho proprio capito, a questo punto magari potevano evitarsi proprio di farlo il mascara, ma sicuramente ha più senso del correttore. Che shading questo correttore, raga. Ma vi giuro, ho proprio riso quando l'ho visto. Matita bellissima, sapete che io comunque sono una fan delle matite di Wygon, tant'è che quella di una delle ultime collezioni è finita nei prefi e bocci di febbraio, che vi linko qui sotto. Siamo proprio a metà prodotti, ma questi dovrebbero essere più veloci dei primi che abbiamo provato, perché sono due prodotti per le labbra e un mascara. E vi devo dire, nonostante questo mascara fuori sia tutto argentato, adoro che per la scritta Armocromia del nome della collezione abbiano utilizzato effettivamente un font tutto arcobaleno. Lo scovolino è abbastanza lungo e pieno di dentini. Cosa promette però? Cioè, io presa dall'entusiasmo manco so che cosa dovrebbe fare questo mascara, non lo posso giudicare senza conoscerlo. Allora, mascara effetto panoramico water resistant. Cattura ogni ciglia, anche le più sottili, donando lunghezza estrema e incurvatura eccezionale, senza lasciare grumi né sbavature. Wow, beh, ci litigherò dopo per struccarmi, però promette bene. Vediamo un pochettino se l'effetto è carino. Mi sembra che allunghi, è vero. Sicuramente con un trucco così, io che ho ste ciglia, le ciglia finte le metterei, vi dico la verità, dopo me le vado a mettere per la mia vita. Però ai fini del video il mascara comunque si riesce a vedere bene perché c'è l'argento che è chiaro. Incontro ravvicinato, questo è l'occhio col mascara, questo quello senza, ma direi che la differenza si vede. Cioè ce n'è proprio tanta. Chissà Gaia come sta andando in tutto ciò. Stavo pensando, chissà se le sue impressioni sono diverse rispetto alle mie, se abbiamo provato anche qualche prodotto in comune. Labbra. Nonostante avessi più scelte, ho deciso di andare per il rischio. Ho preso due cose. Non so quale provare prima, effettivamente. Forse questa qua. Ho preso un prodotto che si chiama, raga, Filler Killer. Cioè, la prepotenza di questo Filler Killer.
Allora, non so se ci siamo capiti bene. Sapete che io non amo, avendo già il filler di mio, non amo i prodotti che pizzicano e che fanno gonfiare le labbra, ma non solo perché ho il filler, cioè proprio il concetto non mi fa impazzire. Però mi rendo conto che per chi magari vuole vedersi con le labbra un po' più gonfie ma non vuole fare il filler, questi siano una genialata. Il nome cioè il nome deve come minimo non farmi desiderare mai più un ritocco alle labbra, perché è veramente pretenzioso. Però lo voglio provare. Questo stranamente, cioè non me l'aspettavo, ma c'è in diverse colorazioni. Pensavo l'avrebbero fatto trasparente, invece no. Io l'ho preso nella colorazione, indovinate, Winter, ed è così bello, cioè molto interessante. Effettivamente non ce ne sono di prodotti effetto filler così tanti colorati, cioè almeno sì, ci sono sicuramente, però non ne ho visti tantissimi, quindi questo mi è sembrato carino come prodotto. E l'altra opzione labbra, insomma, quella che spero non mi faccia morire di pizzicore, è un rossetto liquido, proprio i classici rossetti liquidi di Wycon, e anche qui ho voluto usare un po'. Allora, vi dico la verità, io non sono una fan dei rossetti pensati per le winter, perché truccandomi tanto gli occhi non mi so vedere con queste cose, cioè proprio non so vedere. Secondo me sono un po' too much, sono più carini magari messi da soli. Però non potevo barare e prendere un nude, quindi ho detto ok, facciamo due opzioni. Iniziamo da questo filler killer. Scolino così. Ah, ha un odore buoni. Mamma, sarà che è l'1 e 5, c'ho una fame assurda. Ma me lo berrei questo rossetto liquido. So di zucchero, di confetto. Raga, so proprio di confetto. Sento che sta per iniziare a pizzicare, però non è immediato. E il colore è bellissimo. Ecco, questa è l'unica opzione colorata che onestamente metterei su un trucco occhi così. Sento un leggero pizzicorio. Nulla di sconvolgente però, per il momento. Menta e confetto, raga, cioè impazzisco. Impazzisco, è buonissimo. Il gloss è super lucido, quindi secondo me dà già un po' effetto rimpolpante di suo. Però non so se cambierà qualcosa da così, vi dico la verità, perché non pizzica. Cioè adesso vi faccio vedere, poi aspettiamo 3 minuti. Ora sono le 13.07, vediamo alle 13.10 se è cambiato qualcosa, perché non mi dà il vibe che potrebbe iniziare a pizzicare di più. Già mi sto ricredendo, sta iniziando a pizzicare tantissimo, raga. Ah! Mamma mia, sto andando a fuoco. Infatti secondo me il colore sta diventando ancora più scuro, perché secondo me se me lo levo le labbra dello stesso colore del rossetto sotto. Brucia un sacco. Io non so se ce la faccio a tenerlo fino alle 10. Questo è il karma, perché io ho detto che secondo me non sarebbe andata, insomma, bene con questo prodotto, perché non pizzicava. Invece il karma mi ha detto no, allora ti becchi tutto il bruciore degli inferi. Io non ce la faccio, sono in 9. Sono in 9, devo resistere per farvi il prima e dopo, ma non lo so. Amo, ti giuro, brucia come la morte sto coso. Grazie al cielo sono le 10. Queste sono le labbra. Io non so onestamente come fate voi ame che utilizzate questi prodotti on a daily basis, perché cioè io questa la considero una tortura. Vi giuro che fanno più male sti cosi che il lago del filler. Cioè no. E infatti vedete le mie labbra sotto? E vi ricordate come erano prima? Sono completamente irritate. Secondo me non fa bene comunque. Questo non è contro Wycon. Cioè Wycon non ce l'ho con te in questo momento. Too Faced uguale, Nabla uguale. Cioè tutti i brand che fanno, anche We Makeup, mi ricordo di averlo provato, tutti i brand che fanno questi cosi pizzicanti, io non sono d'accordo. Poi evidentemente se li fanno si vede che non sono dannosi. Però io sta tortura no. No, vi giuro, non sto esagerando. O sono io particolarmente sensibile, ma mi brucia veramente tutto. No, insopportabile. Raga, questo deve uscire fuori da questo ufficio prima che finisca sto video, perché non lo voglio rivedere mai più. Non ne vale la pena. In questo momento l'ultimo mio desiderio è quello di mettere altra roba sulle labbra, però ormai ce l'ho comprato, ve lo faccio vedere. Questo è il Long Lasting Liquid Lipstick 203, si chiama Baby Purple,
e è, come potete vedere, tipo un vinaccia. Vado a mettere, bellissimo come colore. Dirvi che non so dove iniziano le mie labbra e dove finiscono in questo momento. Me li ricordavo i rossetti liquidi di Wycon, non so se la formulazione è la stessa di anni fa, ma me li ricordavo un po' più secchi. In realtà tipo lo strato è sottilissimo e non lo sento per niente secco il colore. Adesso, cioè, per me, purtroppo, come rovinare il look, mi vedo proprio too much. Adorerò sicuramente questo rossetto messo con un trucco occhi più soft. Questo è proprio un gusto mio personale, onestamente. Il colore è meraviglioso, cioè è veramente bellissimo. Se volete un colore più scuro per le labbra e siete winter, effettivamente secondo me questo è una buona scelta, perché ha proprio una punta di viola, di fucsia all'interno e è un ottimo sostituto al rosso. Oh, finalmente le labbra si stanno un po'... Si è opacizzato anche subito. Allora, io sono appena arrivata in questa stanza. Secondo me non ti valorizza questo trucco. Vero? Il fucsia è un, non è un fucsia. Questo sotto? Sì, come sembrava, mi sembrava già dalla palette. È un po' violaceo. Il blu, insomma, difficile fare un blu bello. Questo. Beh, non ti piace questo? Comunque non ti valorizza. Sì, non è bright. Non è bright. Non lo so, forse è insieme con questo fucsia. Guarda che è il rossetto, perché se tu mi immagini con un nude e le ciglia... No, no. C'è proprio gli occhi ma verdi. Ma bocciato oggi. Proprio. Oggi c'è proprio gli occhi verdi e solo sto argento ti valorizza. Secondo me sì. Shook. Guardami il fucsia. Guardami. Allora, io sono un po'... Perché, secondo me, tante cose da sole funzionano, ai fini della collezione no. Perché con questa palette, cioè, io non so quanti look effettivamente si possono fare solo con questa. Cioè, che abbinamento colori fai? Sì, puoi fare, però sicuramente ti servono dei colori di transizione che in questa palette non ci sono. I rossetti per i winter erano tutti scuri, cioè non è che c'era un nude per winter, erano tutti scuri. Cioè, questo era il più chiaro degli scuri, forse, ce n'erano tre. E quindi le cose tra di loro... Allora, questo che hai sulle labbra con i tuoi capelli con la tua pelle mi piace tantissimo, ma con gli occhi no. Eh sì, no, no. Quindi così sì. Però gli occhi da soli, senza labbra... C'è Buddy che cerca disperatamente... Sì, a me piace! Amore! Ti piace a te il trucco, Buddy? Ha detto proprio... Ha fatto una faccia schifata, Buddy! No, ha detto due no, perché ha detto trucco, che merda! Però ti voglio bene, zia! Ripeto, la mia opinione è, nel singolo alcune cose carine... Però questa collezione, dato che è super in hype, se la potevano giocare meglio. Vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao, me!